Luisa Morandini, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta molto qui. Molto contenta di essere qui con voi. Benvenuta qui nel posto delle parole per raccontarci un'uscita fresca di stampa del Morandini 2017, come sempre, edizione di Zanichelli, per raccontare i film. Il Morandini è qualcosa ormai di necessario ogni anno per capire, per comprendere quello che è stato il prodotto film, creazione di Morando Morandini, ricordiamo. Critico cinematografico, scomparso lo scorso anno, e lei ne porta avanti la testimonianza attraverso lo studio e la ricerca continua attraverso i film. L'edizione 2017 del Morandini, quali percorsi segue? Ma dunque, allora, siamo alla 19ª edizione, la prima senza Morando, ma la ben 19 ce ne sono state, e io ho lavorato con lui 30 anni, prima ancora di fare il dizionario. Sono stata una sua allieva, una scuola dura, perché Morando era molto severo con se stesso, ma anche con noi suoi allievi. Ho imparato molto da lui, come tanti altri colleghi e tanti altri lettori, e abbiamo sempre cercato di tenere un'unità di stile e un'unità di pensiero nel nostro dizionario. Per me non era tanto difficile, perché essendo cresciuta con lui ho imparato culturalmente anche un pensiero molto simile al suo, e cerco di aver raccolto il testimone e di portare avanti il suo lavoro con serietà, per cui di scrivere nel rispetto di chi lavora. Di essere severa come lui, forse io lo sono un po' meno, ma un'etica del lavoro in cui il film è fatto da tante persone, tranne alcuni prodotti proprio scadentissimi che stronchiamo, va rispettato il lavoro che viene fatto, per cui scrivere anche consigliando quali sono i film belli e sconsigliando quali sono i film brutti, ma rispettando della gente che ha lavorato, ecco. Questa, diciamo, è la linea fondamentale. Ed è una linea fondamentale e necessaria, la parola rispetto, perché oggi la parola critica ha spesse volte dei significati, in particolar modo dal punto di vista rituale, spesse volte che debordano su degli altri significati, e il Morandini 2017 rappresenta un continuum su quello che riguarda lo sguardo indietro sul film. Ma non è solamente uno sguardo indietro, perché guardando insieme la produzione cinematografica dell'anno, in questo caso del 2016, cerchiamo già di comprendere dove in sostanza può andare o si sposta la narrazione filmica, e quindi mettendo insieme tutte queste produzioni riusciamo già a cogliere un percorso di quello che è la nuova produzione, Luisa Morandini. Sì, ma intanto bisogna dire che noi abbiamo messo nel dizionario anche le serie TV, perché le serie TV hanno raggiunto un livello cinematografico molto elevato, e quindi non si possono più ignorare, perché anche, soprattutto quelle americane ovviamente, ma è cinema, ed è cinema di alto livello, e ha spostato in qualche modo la visione. Cioè, se prima si era una tendenza al fast food anche sul cinema, per cui i film stanno poco in prima visione, si cambiano continuamente, il ritmo del cinema è cambiato in questa direzione, io credo che le serie TV possano invece rallentare un pochino la fruibilità dell'opera cinematografica, e magari approfondirla, anche se la serie TV viene in casa, mentre io sono una che il cinema lo ama fuori. Il cinema per me è la sala buia, è il silenzio, e non è la casa. Io non, rarissimamente guardo qualcosa in casa. Però e credo che comunque ci sia una rinascita del cinema italiano interessante, anche grazie alle serie. Anche grazie alle serie, che devono essere viste non come una sostituzione, ma come un qualche cosa di complementare rispetto alla produzione filmica. E il Morandini 2017 può rappresentare veramente l'occasione di, prima di vedere un film a casa o in sala, di andare a vedere esattamente la scheda del film, perché il Morandini è veramente sempre completo e non delude mai, perché il film lo trovi. Ecco, la cosa interessante, se vogliamo, moderna, è che quest'anno, comprando l'edizione con il CD,
si può accedere alla piattaforma Zanichelli e quindi avere l'applicazione del Morandini anche sul telefono. E questo è un modo di raggiungere i giovani che sono molto più moderni e avanzati tecnologicamente di noi. Luisa Morandini, per chi non conoscesse quest'opera, che è un'opera che tutti gli anni cadenza la presenza dei film con la loro importanza, ci vuole raccontare in che cosa consiste questo progetto? Dunque, noi come tutti gli altri critici cinematografici vediamo i film nelle anteprime, sono proiezioni fatte per la critica in anticipo rispetto all'uscita del film che i critici dei quotidiani e dei giornali devono scrivere prima, per cui sostanzialmente da quest'anno ci sono anche dei collaboratori, per cui noi vediamo circa 3 film al giorno per 5 giorni alla settimana, discutiamo in questo caso, mentre prima con mio padre era più facile lavorare, eravamo io e lui da soli, adesso con i collaboratori si discutono le linee generali del pensiero, perché il parere del critico è comunque un parere, è un parere esperto di chi vede 350-400 film all'anno, di chi sa come si fa il cinema, quali sono tutti i ruoli della gente che lavora al cinema, però è un parere e il parere è determinato da mille cose, dal bagaglio culturale, dagli studi fatti, dalle esperienze, ma anche da problemi psicologici o gusto personale. Si cerca di essere il più imparziali possibili, ma è impossibile essere 100% oggettivi. Ma questa è una cosa importante, l'impossibilità di essere oggettivi, perché dà all'opera un suo carattere, una sua personalità, perché d'altra parte se vogliamo entrare proprio nel tessuto, nell'humus della critica, la critica deve prendere posizione, la recensione pure. Io devo dire che, mi perdoni Luisa Morandini, sono un po' stufo a volte di vedere delle cosiddette recensioni che dicono ma non dicono, però stampicano sui vetri per non dire. Sono ecco, d'accordo. Questo succede più per i libri che per i film. Per i film spesse volte si è più implacabili, per i libri invece a volte si è un pochino più diplomatici. E invece noi dobbiamo capire che la recensione è importante e la recensione deve farci comprendere, in questo caso un film, ma deve farci comprendere anche la posizione di chi analizza, certo, il film stesso. Ma infatti diciamo la scheda, il prototipo della scheda nostra è dare una breve trama il più sintetica possibile, e questo non è facile perché la sintesi è sempre più difficile da trovare in chi scrive, soprattutto nel giornalismo moderno, e dopodiché dare elementi di conoscenza del film, per cui se è tratto da un'opera letteraria, come è stato girato, se ha avuto problemi di distribuzione o di produzione, se è storico, magari un minimo di analisi storica del periodo, e poi indicazioni, spunti di riflessione di che cosa sta parlando il film, perché è interessante o perché non lo è, e quindi invito alla riflessione e alla lettura di un film. Invito alla riflessione, alla lettura e alla scoperta anche di film che magari per chissà quale motivo non si è visto, che si, anche certo, film che si sono, io parlo per me, che ho snobbato e poi mi sono dovuto ricredere, e credo e penso che sia la cosa più bella che si possa provare, quando presi da un pregiudizio o da un sentito dire, invece scopri un film che è esattamente il contrario delle cose negative. Ma tornando Luisa Morandini all'edizione 2017 di Il Morandini, edizione di Zanichelli, lei poco fa parlava di questa piattaforma Zanichelli che apre veramente la possibilità a una fruizione molto più veloce rispetto a quella cartacea, molto più contemporanea, se vogliamo, anche certo, anche se vedere il libro vicino al televisore credo che sia una cosa importante, ma non voglio dire che tutti devono fare i cinefili, ma tutti possiamo avere la curiosità di comprendere un pochino di più rispetto a un film. Sì, assolutamente. Io poi personalmente ho un problema di memoria, ho un'ottima memoria, ma ho una difficoltà a ricordarmi i titoli dei film, che sembra ridicolo dato il mestiere che faccio. Per me avere l'applicazione sul telefono è fondamentale, perché mi ricordo il regista, mi ricordo gli attori, magari mi ricordo elementi della trama. Con questa applicazione si possono fare delle ricerche incrociate, in qualunque momento riesco a rinfrescarmi e a non far figuracce. Lei,
Ma succede anche con qual è il libro che stai leggendo? E uno dice, ma e sembra che uno racconti una storia, in effetti poi dimenticare il titolo del libro o del film credo che sia una cosa molto molto naturale anche per quanto mi riguarda. Poco fa io ho fatto un calcolo, lei diceva tre film per 5 giorni, ne vede 60 al mese, sono in totale circa 700 all'anno, ma sono tantissimi. Sì, circa. Circa. Nel dizionario comunque si fa una selezione, noi abbiamo scelto di non aumentare il numero delle pagine di anno in anno, quindi aggiungiamo diciamo tra i 350 e i 450 film all'anno, per cui un po' di selezione c'è, e per metterli nel dizionario cartaceo ne togliamo una certa quantità, mentre sul CD rimangono, per cui siamo arrivati circa 26.000 sul CD, si trovano tutti i film di tutte le edizioni. Sul cartaceo no. E quindi è una possibilità in più per avere veramente un compendio di tutta quanta la produzione, o di quasi tutta la produzione filmica. Luisa Morandini, qual è l'ultimo film che ha visto? L'ultimo film che ho visto, ma l'ho rivisto tra l'altro, devo dire, e l'ho anche segnalato sul mio profilo Facebook invitando la gente ad andarla a vedere, ed è Il cittadino illustre, un film argentino molto interessante, che il cui protagonista bravissimo ha preso anche la Coppa Volpi a Venezia, perché mi è molto piaciuta la storia di uno scrittore che deve andare a ritirare un premio nel paese natio, e si ritrova con un intreccio di relazioni, e poi è molto anche sulla figura dell'intellettuale nella società, molto interessante. E l'ho rivisto perché mi aveva colpito a Venezia e sono tornata a vederlo. E a questo punto, visto che noi di libri raccontiamo, invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ah, in questi giorni sto leggendo l'ultimo libro di Marcella Serrano. Non mi chieda il titolo perché non me lo ricordo. Eccolo qui, è la solita vicenda dei titoli del libro come i titoli dei film. Marcella Serrano, ricordo. Ho un problema col titolo. È uscito da poco, è una scrittrice cilena che a me piace molto. Edizioni Feltrinelli, fin qui io arrivo, perché poi anch'io, ahimè, per quanto così riguarda aiuta, i titoli dei libri, io sono arrivato, so che è editata da Feltrinelli, e lì veramente, veramente mi fermo. Grazie ancora Luisa Morandini per il tempo che ci ha dedicato, ricordando ai nostri ascoltatori il Morandini 2017, il dizionario dei film e delle serie televisive. Ecco, vorrei sottolineare proprio delle serie televisive, perché è un'attenzione importante quella che tutti noi abbiamo ultimamente verso le serie televisive, e dobbiamo saperne sicuramente molto molto di più ancora. Grazie ancora Luisa Morandini. Grazie e a presto. Buongiorno. Buon Natale e buon anno. Grazie.